È il neocampione italiano Domenico Scola, il vincitore della 63esima Coppa Nissena, undicesimo e penultimo round di campionato italiano velocità montagna. A bordo della sua Osella FA 30 Zitec, il giovane cosentino della Ionia Corse si è imposto per solo 14 centesimi di secondo dopo un serrato duello sul sardo Omar Maglionia della CST Sport, grande protagonista sulla norma M20 FC Zitec, che ha così conquistato il secondo posto. Terzo il partenopeo Piero Nappi, portacolori della scuderia Vesuvio, anche lui su Osella FA 30 Zitec. Una gara, quella organizzata come ogni anno dall'Automobile Club di Caltanissetta, cominciata in ritardo rispetto alla tabella di marcia a causa del maltempo. È stato infatti necessario l'intervento dei vigili del fuoco, dei commissari di percorso e diversi mezzi intervenuti sul tracciato per rimuovere i detriti sulla sede stradale portati dal temporale che si è abbattuto nella mattinata. Una competizione che si è svolta regolarmente e che ha regalato, come sempre, un grande spettacolo. Senz'altro non è un percorso che prediligo perché non riusciamo mai ad esprimere il meglio sui tracciati così veloci con parecchi sconnessi e quant'altro. Quindi sappiamo di partire leggermente, diciamo, handicappati rispetto agli altri. Infatti si è notato che gli stacchi sono nettamente, per non dire quasi a zero rispetto alle altre gare, che il distacco era più, diciamo, evidente. Sia perché non siamo riusciti a trovare magari il giusto feeling col tracciato, io e anche con la monoposto, quindi alla fine è arrivata questa vittoria che conclude, diciamo, il mio campionato nel migliore dei modi dopo il titolo, quindi bene così. Sì, ho saputo mettere a posto la vettura anche con la collaborazione del team, è stato fondamentale. Confrontarsi stamattina, forse mi è mancato quel pizzico in più di aggressività, soprattutto in gara 1, però non ho niente a recriminare, sono soddisfatto così, mi serve per il futuro e continuerò a lavorare a testa bassa su questa strada che ho già dato i suoi frutti. Sì, sono 2 giorni, non riesco a mettere a posto la macchina perché la strada è un po' dissettata qui e quando prende questi sobbalzi continua a pompare che diventa veramente difficile. Oggi tra la prima e la seconda abbiamo fatto un ulteriore step di modifiche, ma è andata peggio di stamattina, quindi tutto sommato dai, poi le corse sono così, va bene così.